Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale di Bocale, Campoli. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita San Gaetano Catanoso Melito Futsal. Le squadre sono già in campo da qualche istante, agli ordini del signor Federico Di Masi, della sezione di Locri. San Gaetano Catanoso alla nostra destra, Morabito Pagnotta Liotta, Siglari Aloisio Mallone, Casale Cagliostro Monorchio Cedro e Aiello. A disposizione del mister Mauro Mansueto, in panchina l'abate Brancati, Rappoccio, Molè, Wisniewski, Cotroneo e Di Giuseppe. Melito Futsal. Alla nostra sinistra casacca completamente blu, Ciglione Tripodi Ielo, Verduci Baccellieri Lagana, Candido Politano, Ciglione Roberto, uno dei due, l'altro è Pietro il portiere, Romeo Misuraca. A disposizione del mister Silvio Malaspina, in panchina Modaffari, Zaccone, Latella, Calabro e Minicucci. Terzo minuto del primo tempo, risultato ad occhiale ovviamente. Manovra capitan Baccellieri, cerca di mettere in movimento il terzino di fascia destra Tripodi, ha già recuperato il Catanoso, cerca di andarsene, ci mette una pezza capitan Baccellieri. Non si tratta di calcio d'angolo come invocava l'attaccante del San Gaetano Catanoso, semplicemente messo al fondo campo. Il solito Baccellieri cerca di mettere in movimento l'esterno destro Candido e da questi ancora verso Baccellieri. La palla finisce tra i piedi di Ciglione, che cerca di mettere in movimento i propri compagni. Si trattava di Laganà, Candido e Politano. Palla in fallo laterale, rimessa già battuta, San Gaetano in avanti, perde l'attimo fuggente, contropiede, nessun problema per Morabito, esce a Branca e porge al compagno Aiello, cerca di liberarsi uno o due avversari, Catanoso in avanti, ci deve mettere una pezza come al solito Ielo, ma il San Gaetano è andato per due volte vicino al vantaggio e la palla ora accarezza beffardamente la parte superiore della traversa e termina oltre la linea di fondo. San Gaetano ancora pericoloso, già ha avuto tre palle gol il San Gaetano Catanoso per portarsi in vantaggio. Il Melito ancora non ha effettuato nemmeno un tiro in porta. Laganà
di Collopiede verso Cilione. Interviene Candido, mette il pallone a terra, dialoga con Politano, ancora Candido verso Misuraca, entra in area, cross sotto porta, va al tiro, un tiraccio lì, si è sembrato il numero 4 Verducci, pallone alle stelle, nulla, nessun problema per Morabito. 5 minuti nel corso del primo tempo qui al Campoli di Bocale, agro di Reggio Calabria. No, per favore no! Bravo! Cincischia la difesa del San Gaetano Catanoso e il Melito è andato vicino al vantaggio. Sono partite fasi iniziali, fasi di studio, ma il San Gaetano Catanoso si è fatto vedere dalle parti di Cilione almeno 2-3 volte in maniera anche pericolosa. Il Melito ha risposto con quell'azione che abbiamo visto qualche istante fa, ma più che su azione manovrata per errore difensivo, ripiego alla meno peggio, e per poco non nasceva un patatrac. Melito che si snoda in avanti, ora questo è Dielo, è fuori misura il suo passaggio e allora si incarica Liotta di mettere in movimento Cogliostro. E ancora Cedro, salta a vuoto Cilione, ripiego difensivo di Aloisio sul pallone, Ielo lascia sfilare opportunamente a bordo campo, ma la rimessa non è delle più precise. Duello aereo, non riesce a colpire Cilione, Catanoso in avanti, ci mette una pezza Tripodi, nessun problema per Morabito. Accorda lateralmente al compagno di linea Mallone, con questo lancio in profondità intercettato dalla difesa, contropiede del Melito e si rifugia in fallo laterale. La difesa del San Gaetano Catanoso, l'arbitro ferma il gioco, ci sono due palloni in campo. Abbandona tra virgolette il terreno di gioco il pallone sbagliato e l'arbitro controlla che tutto sia in ordine e finalmente può partire la rimessa laterale del Melito Futsal. Quando siamo giunti all'ottavo minuto del primo tempo, sempre 0-0 al Campoli di Bocale, agro del comune di Reggio Calabria. 0-0 il risultato, dunque il Catanoso è andato per 3 volte vicino alla marcatura, anche un pallone beffardo che ha accarezzato la parte superiore della traversa, e il Melito si è fatto vedere dalle parti di Morabito solamente in contropiede e per errore difensivo. Aggancia Politano, ancora Politano in possesso di palla, cerca di mettere in movimento Romeo e viene sgambettato, rimane a terra dolorante il giocatore del Melito, si tratta del mezzo sinistro Danilo Romeo. Che ha abbandonato le rive del Palizzi da qualche settimana per accasarsi con il Futsal Melito. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F,
Calabria. Il Melito usufruisce ora di un calcio piazzato dal limite, sulla linea di battuta c'è Candido, accanto a sé il compagno di squadra Politano, il solito grappolo di uomini in aria, sta per partire fischio arbitrale, sta per partire il cross, respinge la difesa ma recupera ancora Candido, Ielo, cross sotto porta, insegue il pallone con qualche affanno, riesce a raggomitolarsi Morabito, muove di qualche passo e quindi di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, un colpo di testa da parte di Candido, cerca di intercettare Danilo Romeo, se ne va, entra in aria, tiro, parata del portiere, porta sguarnita, e questa è la più grossa occasione capitata al Melito in questo scorcio. Siamo al decimo del primo tempo, c'è un tiro senza pretese smorzato dalla difesa, pallone che si impenna a campanile, non riesce a tenerlo in campo Verducci, rimessa laterale per il Catanoso, manovra Casile, pardon Casale, c'è un lungo lancio, entra in area, cross sotto porta, colpo di ci mette una pezza, ma la palla è lì, una bellissima discesa da parte di Misuraca che dal fondo ha crossato un pallone invitante per Romeo che è stato anticipato da un difensore. C'è ora un intervento arbitrale del signor Federico Di Masi dalla sezione dei Locri che decreta un calcio piazzato a favore della formazione del San Gaetano Catanoso. Quando siamo giunti all'undicesimo minuto del corso del primo tempo al Campoli di Bocale, agro di Reggio Calabria, è sempre 0-0 sa fra San Gaetano Catanoso e Melito Futsal. Manovra ora la difesa del Melito, c'è un colpo di testa, tutto regolare, si può proseguire, fallo laterale accordato dall'arbitro a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Ielo che poi scaraventa direttamente in fallo laterale, in sottofondo le urla tarzanine da parte del mister ospite Silvio Malaspina, ritornato sulla panchina dopo una breve parentesi per motivi di forza maggiore, e arriva così il primo calcio d'angolo della partita a favore del San Gaetano Catanoso che in questi primi minuti sembra più intraprendente, più pimpante, e il Melito è costretto a ripiegare sulla difensiva. C'è ora un calcio d'angolo, grappolo di uomini in aria, parte il cross, c'è un colpo di testa da parte di un difensore, palla che esce fuori dall'area, ma insiste San Gaetano Catanoso con questo cross, salta a vuoto Baccellieri, ci mette una pezza a Tripodi, può partire il contropiede ospite, palla persa dal numero 11, questi è Cedro, intervento difensivo efficace da parte dell'esperto Candido che sradica letteralmente il pallone dai piedi di Aiello e ora Ciglione viene pizzicato tra virgolette in posizione di offside. Quando siamo giunti al tredicesimo minuto del primo tempo è sempre 0-0 al Campoli di Bocale, agro del comune di Reggio Calabria.
Politano. Non si intendono i due, interviene capitan Siglari. E opportunamente Pagnotta fa rimpallare il pallone tra le gambe di Verducci, guadagna così una rimessa laterale già battuta in questo lancio in avanti, ci mette una pezza alla Canà. Questi è capitan Siglari, Catanoso più intraprendente, come ho detto, attacca ora per linee verticali, non si chiude il triangolo per l'intervento opportuno di Laganà, cerca di andarsene ora un attaccante del Meleto, c'è un intervento arbitrale mentre il giocatore rimane dolorante a terra, il gioco è fermo, l'arbitro ha assegnato una punizione a favore della squadra ospite all'altezza della tre quarti campo. Siamo giunti al 15° minuto del corso del primo tempo, sempre 0-0 al Campoli di Bocale. Sarà il Meleto dunque a battere la punizione. Si vanno sistemando i vari: Pagnotta, Liotta, Siglari, Aloisio, Mallone, Casale, Cagliostro, Monorchio, praticamente ci sono anche Monorchio, Cedro e Aiello, tutta la squadra del Catanoso a ridosso della propria metà campo. Attacca ora il Meleto, 21 giocatori nella metà campo del San Gaetano Catanoso, sulla linea di battuta c'è Candito, accanto a sé il compagno di squadra Politano, grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross, fischio arbitrale, tiro alle stelle, tiraccio da dimenticare. Lo specialista Giovanni Calabro è in panchina insieme a Modaffari, Zaccone, Latella e Minicucci. L'arbitro fa rettificare la rimessa da fondo campo, il portiere sistema il pallone sulla linea dell'area piccola e cerca di mettere il pallone che si impenna. C'è un lancio verso Danilo Romeo, non decide cosa fare, perde palla ma la recupera dalla parte opposta a Iello. Questi è Verducci, questi è Politano, con un lancio in profondità verso Romeo, perde palla Cilione, può partire il contropiede locale, non si chiude il triangolo, restituisce il favore il terzino Tripodi, San Gaetano in avanti, perde l'attimo Fuggente, commette anche fallo l'attaccante gaetanino, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, già battuto. Con questo lancio in avanti ci mette una pezza Mallone, questo è il capitano Siglari, chiama in causa il compagno di linea Liotta, fallo laterale già battuto da Candido per Politano, questo è lo sgusciante Misuraca, non riesce a superare l'attenta guardia di un paio di avversari, palla in profondità, arriva la Canà, recupera e serve Tripodi, dialogano i due, contropiede Romeo con questo lancio in zona morta, il pallone si spegne a fondo campo, nulla di fatto, siamo al 18° minuto del corso del primo tempo, sempre 0-0 al Campoli di Bocale, agro di Reggio Calabria, tra il San Gaetano Catanoso e il Meleto Futsal. La partita si inquadra nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Parte un cross, palla che si impenna, un colpo di testa da parte della Canà, ma già recuperato il centrocampo locale. Insegue il pallone Tripodi. Duello aereo,
alla meglio Candido, ci mette una pezza dalla parte opposta a Mallone in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo. Ora il Melito attacca per linee verticali, Bestia Cilione, Tripodi, Candido porta il pallone a spasso, lo porge a Baccellieri e da questi a Laganà. C'è un lancio in profondità, recupera Tripodi, ci mette una pezza il terzino di fascia sinistra Liotta, sarà il Melito a rimettere il pallone lateralmente con Tripodi, cambio dice l'arbitro. E allora si incarica Liotta di rimettere lateralmente sulla tre quarti campo. Aggancia un buon pallone, Cedro cerca di andarsene ma viene tallonato sempre dall'esperto Baccellieri, che poi mette direttamente in fallo laterale. Si produce anche un'abrasione sulla bandierina, il roccioso ed esperto capitano della formazione locale San Gaetano in avanti con questo cross, non si avventura in pericolosi interventi, avete visto Celione a Branca e mette in movimento Ielo sul settore sinistra. Finta e doppia finta, se ne va Ielo sul settore sinistra, palla al piede, cross sotto porta, nessun pericolo per Morabito. Ha già recuperato la sfera, muove di qualche passo e quindi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. C'è un intervento di Verducci, un altro di Aiello, San Gaetano Catanoso che attacca, perde palla, questi è Candido, muove di qualche passo, supera la linea centrale del campo, palla al piede, quindi scodella verso Verducci che desiste, il pallone era quasi imprendibile. C'è un leggero vento, la giornata però è soleggiata, ci sono almeno 20-22 gradi. C'è un intervento falloso ora da parte di un attaccante del Catanoso. Sono a terra i due giocatori che si contendevano il pallone all'altezza del cerchio del centrocampo. Quando siamo giunti al 22esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra San Gaetano Catanoso e Futsal Melito al Campoli di Bocale. Il gioco è fermo, la punizione è a favore del San Gaetano Catanoso, si sposta il baricentro nella metà campo ospite. Pallone che viene colpito da Laganà, Verducci perde palla, c'è un batte e ribatte, alla meglio il centrocampo avete visto un batte e ribatte a centrocampo, palla persa ora da una parte ora dall'altra, poi un lancio in profondità, ben lontano dai pali difesi da Cilione. Questi è Tripodi, cerca di mettere in movimento Cilione, circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla, manovra Aiello, ancora Aiello, non si chiude il triangolo per l'intervento che poi finisce a terra di Candido, si snoda il centrocampo, va avanti, ancora Misuraca porta il pallone a spasso
Ci prova dalla lunga distanza Politano, ma sbaglia mira e bersaglio. Ha già recuperato il pallone, lo colloca sul vertice destro dell'area piccola Morabito, l'uomo ragno della formazione locale. Pallone che si impenna ma supera la linea centrale del campo. C'è un intervento arbitrale che ha visto un intervento irregolare da parte di Candido, anzi si trattava di Misuraca. Punizione accordata e già battuta con questo lancio in avanti. Un tiro sbilenco da parte di un attaccante, il pallone addirittura finisce in fallo laterale, mentre termina a terra un giocatore ospite, ed è che anche Mauro Mansueto, l'allenatore della formazione del San Gaetano Catanoso, e quindi il gioco è fermo perché non si tratta di rimessa a fondo campo ma rimessa laterale a favore del Melito. Il pallone, come vi avevo detto nel corso del precedente flash, ha superato rimpallo favorevole al Melito, cerca di andarsene Candido, viene fermato in maniera irregolare, punizione già battuta, Melito in avanti con questo lancio verso Politano e ancora verso Misuraca, ha intercettato però la difesa locale che si è Baccellieri con questo lancio in avanti, ancora Baccellieri, filtra un pallone nelle retrovie, le diagonali a quanto pare non funzionano a dovere. Verducci, Ielo verso Misuraca che è stato anticipato da Aloisio Liotta, Siglari, Pagnotta, Aiello, recupera il centrocampo. Recupera palla ancora il Melito con questo lancio in avanti verso Danilo Romeo. Viene circondato da due o tre avversari, finisce a terra il giocatore del Melito e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta capitan Baccellieri lascia Politano, si sposta il baricentro questa volta dall'altra parte della sponda, il solito grappolo di uomini in aria, fischio arbitrale che sta per arrivare. Calcio piazzato per il Melito, sulla linea di battuta c'è Candido accanto a sé, Politano, si avventura in un dribbling, non si chiude il triangolo ma recupera palla ancora, se ne va Misuraca, cross sotto porta, tiro e ci mette una pezza questa volta il numero 5 Aloisio, ha salvato la propria porta da una botta da pochi passi. Melito che ha avuto la sua seconda palla gol degna di questo nome.
e 3 ha avuto il... San Gaetano Catanoso. Abbaglio arbitrale, può succedere. La rimessa era per il Melito. Può partire il contropiede locale, apertura del mezzo sinistro Cedro per Aiello, alla sinistra spostata a destra. Siamo giunti così alla mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco, è sempre 0-0 al Campoli di Bocale Agro di Reggio Calabria. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F. Sono di fronte San Gaetano Catanoso e il Melito Futsal. Risultato ad occhiali fino a questo momento: San Gaetano Catanoso 0, Melito 0. Attacca ora il San Gaetano Catanoso. Stavolta il baricentro si sposta da questa parte. Non a bocca la Canà, che ha subito messo in movimento i propri compagni di linea, Candido, Politano, Ciglione, Romeo. Intuisce tutto Aiello, ma perde palla. Ma dalla scarica sta palla. E questa volta la punizione è per il Melito. L'arbitro è lì a due passi, ricordiamo il signor Federico Di Masi della sezione di Locri, e decreta un calcio di punizione a favore della formazione ospite. I minuti 31 e 12 nel corso della prima frazione di gioco e il risultato che non accenna a sbloccarsi, sempre inchiodato sullo 0-0. Guarda a destra, guarda a destra! Baccellieri con questo lancio in avanti verso Danilo. Romeo ha il problema di girarsi, è andato al tiro non male Misuraca, si era aggiustato il pallone sul destro e il tiro non è stato proprio preciso, è passato abbondantemente lontano dai pali difesi da Morabito. Questo tiro al 32esimo del primo tempo. 3 sono state le azioni per San Gaetano e 2 per il Futsal Melito fino a questo momento. Assolutamente ci mette una pezza Tripodi. Questi è Pulitano, osserva il piazzamento dei compagni, quindi scodella verso Ciglione, entra in aria Ciglione, palla sul sinistro e c'è stato un tiro che ha colpito. Arriva così il primo calcio d'angolo anche per il Melito, 1-1 gli angoli fino a questo momento. Trentatreesimo del primo tempo, il Melito usufruisce ora di un calcio d'angolo già battuto, può partire il cross, non può arrivare il pur prestante Tripodi su questo tiro cross. E l'arbitro, vedete che acconsente che il pallone venga collocato a bordo campo e l'altro invece sulla linea dell'area piccola. Signore, un momento,
insiste in avanti con questo cross intercettato da Morabito, e ha anticipato il possibile intervento sia di Politano che di Cilione. Roberto, uno dei due, l'altro è Pietro. 34 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 al Campoli di Bocale. San Gaetano che ha tentato, entra in aria Misuraga, tiro, illusione ottica del gol, ha pareggiato le occasioni da rete Misuraga con uno scatto bruciante, aveva superato in velocità un paio di avversari, un tiro preciso, bellissimo, ma il vento ha accentuato la parabola. Ancora Misuraga, tiene il pallone in campo, lo guadagna Ripodi e c'è un intervento arbitrale, questa volta comanda una punizione. A favore dei padroni di casa. 36esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 al Campoli di Bocale, agro del comune di Reggio Calabria. Articella numero 430. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F, Calabria. Questi è Aloisio, muove qualche passo, quindi scodella in avanti in direzione di Cedro e Aiello, ha recuperato il centrocampo del Melito, Misuraga cerca di andarsene, ci mette una pezza dalla parte opposta Verducci, perde palla, la guadagna Siglari, capitano della formazione locale, il suo intelligente servizio non è stato sfruttato dai vari Monorchio, Cedro e Cagliostro. Si snoda ora il contropiede ospite, cerca di andarsene sul settore di sinistra, Aiello, palla al piede, se ne va sul fondo, cross sotto porta, rimpalla in fallo laterale Pagnotta. Siamo al 37esimo nel corso del primo tempo, parte un cross sotto porta, cerca di liberarsi di uno o due avversari, non del terzo che gli soffia il pallone, contropiede locale, rimane a terra dolorante un giocatore del Melito, intervento arbitrale, il gioco è fermo. Tutto questo al 37esimo del primo tempo tra San Gaetano Catanoso e Melito Futsal. Il gioco è fermo, accorre il massaggiatore. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato a terra dolorante. Si tratta di un giocatore del Melito. Più di uno approfitta per dissetarsi. Per esempio il numero 7 Casale. L'arbitro farà scodellare il pallone a termine del regolamento mentre il trainer Silvio Malaspina abbandona il terreno di gioco e finalmente si può ripartire. Palla restituita cavallerescamente dal mezzo sinistro ospite Danilo Romeo, Liotta, Mallone, Morabito,
glielo con questo lancio in avanti verso Verducci, che desiste. Rimessa laterale già battuta, arriva un'altra consecutiva sempre per il San Gaetano Catanoso, che ha affrontato l'avversario con il giusto approccio fino a questo momento. Una squadra intraprendente, senza timori riverenziali né sudditanze psicologiche, attacca per linee orizzontali e c'è ora una punizione. Al limite dell'area, assegnata dall'arbitro il signor Federico Di Masi, attorniato da 3-4 giocatori, 5 Ielo, Tripodi, Verducci, Baccellieri, Laganà. Si scioglie come neve al sole la mischia furibonda che si era accesa, un capannello avete visto prontamente sedato dall'arbitro, il prestante Federico Di Masi della sezione di Locri. Siamo al 40° del primo tempo, attacca il San Gaetano Catanoso con un tiraccio da dimenticare di sinistro, un tiro sbilenco, nessun problema per Pietro Cilione. A termine del regolamento il pallone deve uscire fuori dall'area, quindi va ripetuto. Sulla linea di battuta c'è il capitano Franz Baccellieri con questo pallone in avanti, oltre alla linea centrale del campo c'è un colpo di testa da parte del centro mediano Aloisio, cercava di mettere in movimento i propri compagni. Finisce a terra Candido, circondato da tre avversari, esattamente. Dai, controlla e tira, controlla e tira. Ora il Melito ha avuto un'altra palla gol e sono 4 contro 3 del Catanoso per portarsi in vantaggio. Recupera palla il Melito, intervento falloso da parte di Danilo Romeo, fallo intenzionale più che materiale, è tutto ok. Siamo al 42° del primo tempo, sempre 0-0 al Campoli di Bocale tra i locali del San Gaetano Catanoso e gli ospiti del Melito Futsal. Capitan Siglari scende in coppia con Liotta, non si chiude il triangolo. Scosciano gli applausi gaetanini da parte dei Warriors, degli Hooligans e degli Skinhead della formazione locale. Cerca di andarsene con uno scatto bruciante ora Misurago con questo cross sotto porta, palla che resta lì, palla sul destro, tiro, rete, ha segnato lui il golden boy del calcio locale, si tratta di Robertino Giglione, classe 1994. Il risultato è cambiato dunque al 43° del primo tempo qui al Campoli di Bocale, San Gaetano Catanoso 0 Melito Futsal 1, autore del gol Robertino Ciglione al 43° del primo tempo. Vedremo ora quale sarà la risposta dei padroni di casa, c'è subito un lancio in avanti. Il terzino di fascia sinistra
ci mette una pezza Franz Baccellieri. Cerca di andarsene Misuraca, non insistere. Davvero incontenibile oggi sulla fascia, se n'è andato spesso e volentieri lasciando in surplus i difensori, i vari Pagnotta, Liotta, Sigler, Aloiso, Mallone, Casale, Catanoso, che San Gaetano Catanoso, che è andato al tiro, invocava la concessione di un calcio d'angolo, non è dello stesso avviso l'arbitro, il signor Federico Di Masi dalla sezione di Locri. Rimessa già battuta, Tripodi guadagna però una rimessa laterale, cerca di andarsene Misuraca, l'arbitro comanda una rimessa laterale a favore del Melito. Sta per chiudersi il primo tempo, siamo al 45esimo, sempre 1-0 per gli ospiti. L'autore del gol è Roberto Cilione, si smarca e riceve palla Tripodi, guadagna il secondo calcio d'angolo contro uno, e potrebbe essere questa l'ultima opportunità per quanto riguarda il primo tempo. Siamo a 45esimo, abbondante tempo praticamente scaduto, grappoli di uomini in aria, si scende una mischia, parte il cross di Ghielo, porta sguarnita, non ce la fa a girarsi, c'è un cross sotto porta e proprio in questo momento l'arbitro, il signor Federico Di Masi della sezione di Locri, decreta la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-1. L'unico gol è quello di Roberto Celioni al 43esimo, che da non più di 7-8 passi è riuscito a centrare l'angolino basso alla destra del portiere. Nulla da fare, quindi il San Gaetano Catanoso ha disputato la sua partita, è andato vicino alla marcatura in almeno 3-4 occasioni, anche il merito per la verità ha equilibrato il numero delle palle gol, poi però al 43esimo è riuscito a sbloccare il risultato. Le squadre vanno a riposo quindi sul risultato di 0-1. Ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio.